Per vincere un nemico occorre conoscerlo al meglio, è quanto stanno cercando di fare il Policlinico di Milano dove, dopo aver messo a punto uno studio su identikit dei pazienti Covid più gravi e sull'evoluzione della malattia, stanno ora lavorando per comprendere l'impatto che può avere l'intubazione sui pazienti per tempi prolungati, ma anche per migliorare i protocolli e le terapie. Primo firmatario dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica JAMA, il professor Grasselli, responsabile dell'anestesia e terapia intensiva del Policlinico di Milano. Nelle 8 settimane dall'inizio dell'epidemia abbiamo ricoverato in totale, sono passati in totale dalle terapie intensive della rete ormai quasi 4.000 pazienti. Nello studio di cui parliamo abbiamo analizzato le caratteristiche dei primi 1.500 e qualcosa, che sono pazienti che hanno un'età mediana di 63 anni, quindi metà dei pazienti è più vecchio di 63 anni e metà più giovane, perciò ci sono anche persone molto giovani, sono prevalentemente maschi, quasi l'80% sono maschi e molti di loro ha almeno una patologia cronica preesistente. Metà circa sono ipertesi, poi hanno altre cardiopatie, l'ipercolesterolemia, insomma altre condizioni croniche. Di fatto, la quasi totalità di questi malati ha necessitato di intubazione e ventilazione meccanica invasiva. Il 26% dei pazienti è deceduta, ma il follow-up, cioè il periodo di osservazione dei pazienti era molto breve e in effetti c'è da aspettarsi che la mortalità in terapia intensiva dei pazienti ricoverati con Covid-19 insufficienza respiratoria acuta sia più alta, come poi si sta vedendo anche da altre casistiche nel mondo. Ora si guarda la fase 2 anche nel sistema sanitario e il professor Grasselli non nasconde una certa preoccupazione per le tante incognite che ancora riguardano La il fase 2 virus. di fatto si presenta più complicata della fase 1. Bisognerà individuare negli ospedali o degli ospedali dedicati al Covid o dei padiglioni ospedalieri dedicati al Covid o comunque dentro gli ospedali bisognerà individuare molto bene dei percorsi separati per i pazienti Covid positivi, per i pazienti Covid negativi. Quindi dal punto di vista delle terapie intensive è uno sforzo organizzativo molto importante, anche perché quello che è veramente difficile da prevedere come si comporterà l'infezione, come si comporterà il virus, quanti letti davvero serviranno, se ci saranno delle nuove ondate epidemiche, se saranno meno intense di queste ma più prolungate, quando arriverà il vaccino. Quindi quello di cui ci occupiamo noi è innanzitutto cercare di capire meglio i fattori di rischio per lo sviluppo delle forme più gravi della malattia, i fattori associati all'outcome dei pazienti, in modo tale da poter selezionare meglio i pazienti che devono essere ospedalizzati prima o che prima devono ricevere un certo tipo di trattamento. Questo è importante soprattutto per la definizione della strategia ventilatoria. Voi sapete che, insomma, il ventilatore è un device, la ventilazione meccanica è una tecnica che salva la vita, ma che può anche peggiorare il danno polmonare. Quindi è importante sapere in che modo utilizzare il ventilatore e come ventilare i pazienti in modo adeguato. E poi ovviamente c'è tutta la parte della terapia farmacologica che noi stiamo via via modulando man mano che impariamo a conoscere questi pazienti e impariamo a conoscere diversi meccanismi che rientrano nel quadro di questa malattia, che probabilmente è una malattia innescata dall'infezione virale, ma che poi è sostenuta da una serie di da una risposta esagerata o disregolata del sistema immunitario, che ripeto è solo innescata dall'infezione virale, per cui gli antivirali hanno un ruolo, ma quando poi si innesca la reazione infiammatoria autoimmunitaria, diciamo così, probabilmente hanno un ruolo altri farmaci come gli antinfiammatori, il cortisone, i farmaci inibitori delle citochine e tutte queste cose stiamo cercando di metterle insieme. In più si è visto che la malattia ha un rischio trombotico, tromboembolico molto elevato, per cui ci stiamo spostando verso la necessità di anticoagulare i pazienti. Quindi diciamo che stiamo imparando anche noi nel tempo a conoscere meglio i meccanismi della malattia e a adeguare le nostre scelte terapeutiche.